Sono Laura Antichi, vi volevo proporre qualche riflessione sul back to school. L'emergenza della didattica a distanza e della didattica digitale integrata non è forse finita? I nuovi scenari del back to school sono caratterizzati dal tentativo sanitario di arginare l'avanzamento del Covid-19 con le sue varianti mediante l'uso dei vaccini. Forse non basta questo e altre politiche serie dovrebbero essere messe in atto, come il problema dei trasporti. La progettazione didattica ha dovuto confrontarsi con le tecnologie in modo massiccio. Gli esiti hanno rivelato la forza e la fragilità della scuola nell'insegnamento e nell'apprendimento. Difficile sviluppare un piano di pari opportunità proponendo tecnologie e nuovi spazi in differita come luoghi dell'educazione. Comunque sia, e sia stata gestita la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, il risultato è di configurare ottiche innovative per gli strumenti, di ricorrere a forme più articolate e mobili di rapporto tra alunni, docenti e ambienti. Indubbiamente nuovi punti di vista sono stati elaborati per una scuola che ha continuato ad esserci tra mille difficoltà, travagliata da tentativi, incertezze, titubanze, errori, successi. Con il ritorno a scuola dopo le esperienze fatte, sicuramente si improvviserà di meno. Tutto quello che è stato sperimentato ora rimane nella riflessione operativa per parare le ricadute del lockdown, per integrare la didattica ordinaria in classe con supporti capaci di estendere l'apprendimento secondo passione, attitudini e inclusione. Nel contesto ancora pieno di tensioni per tutta l'organizzazione scolastica, vale la pena ripensare alla ripartenza recuperando le belle e riuscite esperienze, correggendo le fallimentari. Possono fare delle proposte per riprendere in mano efficacemente la didattica. Ad esempio, possiamo partire dal microlearning che permette di inserire nei nostri contenuti nucleari a pillole tecnologiche vincenti e che possa essere usato sia in classe reale che virtuale. I due tipi di classe dovrebbero convergere e convivere in un flusso bidirezionale, indispensabile affiancare la classe in presenza con quella online, usando applicazioni appropriate per la creazione, conservazione, distribuzione di contenuti, per la socializzazione multiprospettica e per il lavoro condiviso a distanza e anche per la valutazione continua. Presupponendo di disporre di piattaforme, repository, blog di classe per riprendere le nostre gradualità, possiamo usare audio, podcast, video anche in ogni situazione, caso, in presenza e a distanza, perché essi sono in grado di rinnovare le lezioni, di renderle coinvolgenti, tracciabili e recuperabili. Audio, podcast e video hanno una funzione importante per il feedback formativo. Rimane sempre fermo e votato da tutti gli esperti il principio della didattica flip per disegnare obiettivi, strategie e nuove pratiche nell'orientamento della scuola in avvio.